I Mastini del Canavese Football American Team sono venuti qua ad Alpetti per 2 giorni di ritiro. Oltre ai vari allenamenti hanno voluto conoscere il territorio, visitarlo e venire anche all'alpeggio Musrai ospitati dall'Associazione La Neve dell'Ammiraglio per conoscere questo bellissimo posto. I cast the spell. Aimlessness is done. Ritiro d'Alpette, impressioni, come stai vivendo questa esperienza? È stata tanto attesa, dopo una lunga estate non vedevamo l'ora di riunirci come gruppo e siamo qui più carichi che mai ad Alpette, quindi sempre vicino al Canavese che è la nostra terra e appunto abbiamo fatto una bellissima camminata, un allenamento, questa sera faremo un altro allenamento, saremo ancora tutti insieme domani per dare il via insomma, a questo inizio del nuovo anno dei Mastini Canavese. È molto bello, una giornata veramente fantastica, siamo riusciti finalmente a venire su Alpetti, lo stavamo attendendo da molto. Un ringraziamento speciale alla struttura che ci ha ospitato perché è veramente accogliente come posto. E non ci aspettavamo questa camminata a Musrai dopo l'allenamento di questa mattinata. È stata una camminata non molto intensa, però il posto è veramente magnifico. Speriamo di ritornarci sicuramente presto. È un posto bellissimo, cioè, aspettavo tantissimo questo momento con i Mastini, secondo anno con i Mastini, cioè, una bellissima squadra, cioè, bellissimo posto, bellissima squadra, grandi compagni di squadre, è un po' la salita che mi è un po'... ragazzi, però una bella giornata, speriamo gli allenamenti anche come che sia così bello, intenso. E vediamo. Entice every sail. Il ritiro d'Alpette è non soltanto allenamento ma anche svago e aggregazione. Il punto di forza dei Mastini è proprio l'aggregazione. Noi ci siamo fermati a giugno, abbiamo ricominciato subito con un camp di 3 giorni. Siamo già arrivati ieri sera su qui, abbiamo scoperto le bellezze del paese, ci siamo ritrovati in una struttura molto, molto accogliente dove abbiamo riposato. Abbiamo dato questa mattina in questa salita, però siamo pronti a continuare e a fare festa anche questa sera e domani sera insieme per il paese, per noi e per tutti. I Mastini del Canavese è una squadra che sta crescendo, che sta dando sempre di più. Sì, assolutamente, è un progetto che sta investendo tanto sui giocatori, sui ragazzi della giovanile. Ricordo che quest'anno esordirà il campionato Under 16, ci sono delle buone aspettative, i ragazzi si stanno allenando duramente, nuovo coaching staff, nuovi coach di livello, quindi le aspettative sicuramente ci sono. Ci sono anche le conferme, molti ragazzi presenti già nelle scorse stagioni hanno confermato la bontà del progetto continuando con i Mastini, d'altronde l'ambiente è, come hanno detto i miei compagni, è molto votato all'accoglienza, al divertimento, il football è lo sport di squadra per eccellenza, quindi il gruppo è fantastico, quindi la stagione ovviamente speriamo che vada bene, ma l'importante è essere qua, dare il massimo e quel che sarà raccogliere i frutti se lavoriamo bene. Nei Mastini del Canavese tanti ragazzi giovani. Sì, esattamente, sta partendo questo campionato per l'Under 16, ci stiamo preparando, siamo venuti qui ad Alpetti a fare questo ritiro insieme alla Senior. Siamo una bella realtà che sta crescendo, quest'anno siamo iscritti al campionato Under 16, partirà il 12 di ottobre. Abbiamo anche la giovanile Under 13 e abbiamo diversi ragazzini Under 8.
Inoltre sta partendo anche da diverso tempo ormai il progetto sulle scuole e niente, questo è qua, insomma ci stiamo divertendo con i ragazzi. Com'è far parte dei Mastini del Canavese? È bello, molto. Da un anno a questa parte che faccio parte di questa squadra, mi trovo molto bene anche con i miei compagni. Adesso ad Alpette ci stiamo divertendo molto, allenamento, però anche divertimento. Una bella esperienza, faccio già parte di questa squadra già da 2 anni e anche qua ad Alpette ci stiamo divertendo, l'ambiente è molto buono, speriamo di vincere quest'anno il campionato da 16, o almeno di qualificarci alle finali. Ma mi trovo molto bene con i Mastini, è una bella squadra, e sono qua da circa 2 anni e mi sto trovando veramente bene, adesso siamo qui ad Alpette per questo ritiro, molto bello, mi sto divertendo, ci stiamo facendo degli allenamenti anche belli, faticosi però belli. Cosa vuol dire far parte di Mastini? Essere Mastini è una bella cosa, perché comunque è una bella squadra in cui ti fa sentire una vera famiglia. E boh, mi trovo qua da 2 o 3 anni, mi trovo strabene. E boh, siamo qua dal Petta, faccio un bel allenamento, una bella giornata. Oggi la Neve dell'Ammiraglio ha ospitato qui all'Arpeggio Musrai i Mastini del Canavese. Sì, una cosa abbastanza insolita, nel senso che un sabato pomeriggio di quasi ottobre ci siano tipo 50 persone al Musrai, sì, è abbastanza insolito. Però sì, una bella apertura, e per noi potrebbe essere anche una buona pubblicità per il futuro e altre persone che conoscono il Musrai soprattutto. Potrebbe essere una premessa magari per una collaborazione con varie associazioni del territorio, insomma, per riuscire a fare qualcosa per l'Alpeggio. Ma sicuramente sì, noi non è che la nostra ambizione è quella di avere, che ne so, 1000 personaggi che seguono il Musrai, però altre associazioni, altre come società sportiva come potrebbe essere quella dei Mastini che possono collaborare con noi con loro, cioè potrebbe essere sì qualcosa di sicuramente di utile per il territorio, sì, per noi, per loro, per tutti.